Importante. Mi aspettavo che la domanda fosse da ultima spiaggia. Sono 3 mesi che facciamo le partite da ultima spiaggia. È importante, insomma, ne mancano 5, poi non ce ne sono altre, speriamo ce ne siano delle altre, per cui niente, affrontiamo una squadra forte che sta lottando per i playoff, anche per la promozione diretta, che sono un po' distanti, però al di là di questo dovremo cercare di fare una partita importante. Forse è anche un bene che ci siano questi playoff allargati, nessuno potrà rilassarsi. Lo stesso Palermo, che ha già conquistato il titolo, la promozione, giura che saranno sempre tutte partite vere. È un bene, insomma, un po' per il calcio in generale, un po' anche per il Padova, per questa situazione. Sì, ma dobbiamo credere anche ai valori sani dello sport, eh. Non è che le squadre, i calciatori o in generale, insomma, si regali nulla a nessuno, bisogna sempre cercare di conquistarsela sul campo, per cui ho sempre creduto in questi valori, per cui continuerò a crederlo. No, senz'altro, non è che volessi spingermi a partite combinate, semplicemente magari c'è un rilassamento dovuto al fatto che un traguardo l'hai raggiunto, non lo puoi più raggiungere, Ma sai, semplice. per quanto riguarda il Palermo, penso che è l'unica squadra sicura, no? In positivo, poi ce ne sono due in negativo. Un pizzico di rilassatezza ci può anche stare, ma comunque si giocheranno le partite. Arrivati a questo momento qui, c'è grande bagarre per i playoff, c'è grande bagarre sotto per evitare i playout o la retrocessione diretta, per cui tutte le squadre hanno degli obiettivi e tutte le squadre lavoreranno e giocheranno in funzione di questo. Com'è stata questa settimana? Perché è vero che a Crotone si è perso, però non si è visto un brutto Padova come magari poteva essere successo in altre partite. No, io l'ho detto e l'ho confermato poi anche 2 giorni dopo. È stata una settimana di lavoro buona, per cui speriamo che sia sufficiente per battere il Cesena. Il nostro obiettivo penso che è quello di mettere pressione a Novara, che è la squadra che ci sta davanti, fino alla fine del campionato. Quindi mancano 5 partite, cercando di rimanergli col fiato sul collo. Certezze, forse arrivate a questo momento non è neanche lei sulla formazione, nel senso che fino all'ultimo valuterà chiunque per vedere chi può dare effettivamente di più. Assolutamente sì, come sempre. Abbiamo recuperato qualcuno, ma si sono aggregati questa settimana qui, e parlo di FEC e di Di Matteo. Penso che sia un po' prematuro magari pensare in un loro coinvolgimento dall'inizio, però perlomeno ho recuperato qualcosa, soprattutto sulla fascia sinistra, che in questo momento siamo carenti. Insomma, abbiamo sofferto in quel ruolo lì, per una serie di circostanze, per cui gli altri li ho tutti a disposizione, perlomeno, per cui quelli convocati hanno possibilità di scendere in campo. In porta ci saranno occhi. Assolutamente sì, Non c'è dubbio. non c'è dubbio. Come sta il ragazzo? Insomma, penso sia anche una bella occasione per lui, no? Ma io, guarda, non ci ho neanche parlato, ma perché godo della massima fiducia in occhi. Lo sa. Per quanto mi riguarda sono perfettamente tranquillo che Nocchi farà una grande partita come l'ha già fatto altre volte quando è stato chiamato in causa. Per quanto visto in settimana, è possibile che qualche giocatore abbia mollato oppure vedi la squadra che comunque ancora è sul pezzo? No, escludo che qualcuno possa averlo fatto, anche se me ne fossi accorto non te lo direi sicuramente, ma avranno poche possibilità di scendere in campo, questo è poco ma sicuro. Io penso che, insomma, le chiappette le diamo da giocare a chi effettivamente abbiamo capito che ci può dare una mano, ma penso che sia la stragrande maggioranza di questo gruppo. Cesena come sta secondo te, per quello che hai visto, considerate le ultime settimane, al di là dell'ultima partita? Cesena è una squadra che ha perso colpi in un momento inaspettato, e poi settimana scorsa ha fatto una bella vittoria in casa, quella prima ha perso 3-0, per cui è una squadra capace di tutto, però ricordiamoci che ha più di 50 punti in classifica, per cui ha dei valori assoluti. Nel mercato di gennaio hanno comprato gente dalla Serie A, dell'Unghieri, Marilungo, per cui insomma non penso che debba sottolineare la qualità e la forza di questa squadra. È anche un Padova però che ha perso colpi, hai detto in momenti inaspettati, penso Regina Bari, dovete riprendervi Logan adesso. Assolutamente sì, dobbiamo cercare di farlo, anche per la nostra gente, per i tifosi. Io non dimentico l'ultima partita casalinga, la delusione che c'era,
e che ce l'hanno anche manifestata, direi anche giustamente e meritatamente. Per cui è una gara da tripla e speriamo che esca il segno che ci auguriamo. E che tipo di accoglienza ti aspetti proprio dal pubblico di Padova? Come le altre partite. Io penso che ci sia consapevolezza da parte di tutti che questo è un momento topico e che c'è, io quando arrivai qui chiesi l'aiuto di tutti, no? E penso che questo sia veramente il momento di stare vicino alla squadra, di tentare di giocarci le carte che abbiamo a disposizione, per cui mi aspetto questo dalla gente di Padova, cosa che ha sempre fatto. Cosa dirà la squadra qualche attimo prima di entrare in campo? Magari c'è sempre l'ultima parola, no? L'arbitro chiama dopo l'appello, se bisogna andare, chiama, lì cosa dice la squadra? Di andarsi a giocare una partita. Penso che le migliori cose che abbiamo fatto vedere, che abbiamo dimostrato, è stato proprio quando abbiamo, non so, buttato in campo un po' di spensieratezza. Per cui lo sappiamo che è una partita particolare, che è un momento difficile, che ci sono solo 15 punti a disposizione, per cui io penso che per poter sfruttare al meglio le nostre qualità, tante o poche che siano, dobbiamo farlo nella massima tranquillità. E mi ricollego al discorso di prima, per cui penso che ci sia veramente bisogno di far sentire calore, insomma, intorno alla squadra, ma ripeto, non è che è mai mancato. 10 punti per i playout bastano secondo te, oppure se ne guardano di più? Voi siete sicuramente più bravi a fare le tabelle. Io dico che se ne vedono di troppe, di tutti i colori nel campionato di Serie B, l'importante è tenere il fiato sul collo, l'importante è mettere pressione, perché ci sono dei risultati impensabili ogni settimana. Mi viene da pensare di quest'Abbia Latina. Io penso che nessuno di noi si immaginasse, insomma, un risultato del genere, per cui è difficile fare tabelle sempre. Visto che hai 3 partite nella prossima settimana, fai qualche considerazione, informazione pensando a questo? No, pensiamo domani. E poi, no, assolutamente. Le mie scelte di domani non sono in funzione di martedì, sono in funzione di domani. Poi sabato vedremo e domenica anche come recupereranno, se ci saranno squalificate, insomma, solite cose. No? Non penso sia corretto fare questo tipo di ragionamento. Non lo farò. Curiosità, così. Ovviamente tutti fanno tipo per il Padova. Prima parlava con Storgato, che è il tecnico della squadra primavera. Nella malaugurata ipotesi in cui le cose non dovessero andare bene, la primavera l'anno prossimo non si fa. Quindi ha avuto qualcosa di particolare? No, assolutamente. No. Mi ha fatto in bocca al lupo. No.